Ci siamo? Si vede? Voglia di cane. Direi di sì, direi che ci siamo. Fa vedere di qua. Devo controllare perché. Dai, alza sta mano, sto buffering. Boh, l'ha alzata, c'è una latenza incredibile, ma sono io. Però sì, non vedo la chat. Adesso la vedo, let's go, Lucy, Stella, ciao a tutti raga. Questa dall'Arkansas è praticamente finita, ma dopo switchano su Burlington, VT, e la continuiamo a vedere fino a che c'è tempo e spazio. Adesso chiedo se mi sentono. Se posso scrivere da qua. Raga, scrivete qualcosa che non so se vedete tutto, se vedete solo la mia faccia o okay. Che. Draw, ciao raga, ciao a tutti. Si vede, si sente tutto ok? Più dritto. Non riesco a mettere la chat. No, fatemi provare, intanto qua ormai l'eclissi. Quanta roba ci si è vista, si vede tutto, si sente tutto, fantastico, sentiamo e vediamo. Oh, grazie, grazie raga. Questo è direttamente, come ho detto prima, dall'Arkansas, dopo switchano sul, che è un gran peccato non riuscire a vederla, su Willington, non mi ricordo. Registro e lo metto su Instagram perché devo fare qualcosa, devo riuscirci in ogni caso. Raga, dite ciao nei commenti che così dopo vi si vede da lì. Tutto perfetto, bene, neanche male. È un piacere vedervi. Guardate che si sta aprendo, incredibile. Sta passando dall'Arkansas. Tutta la luna, incredibile. No, connessione. Connessione. Ok, hanno switchato. Quanto vorresti essere lì? Tanto, tantissimo. Un'infinità.
più di tante altre cose. Anche se non avrei l'attrezzatura giusta, ma mi sarei adeguato. Adesso vi taglio. Arrivo, eh. È complesso, raga. Fischia. Sono scappato da lavoro. Sento, però. Salva come copia. Adesso non vi leggo più, ma metto la storia e poi torno a leggervi. No, raga, io ci vorrei essere lì più di qualunque altra cosa, forse. È veramente assurdo. Però nel 2026 magari ce la becchiamo. Vado a mettere la storia e torno, eh. Qua ce la posso fare. Ci metto sopra la musica perché non so cosa stavo dicendo. Dov'è la musica? Boia di un cane. Siamo ancora in Arkansas e sta sfilando. Sono, eh. Appena la carica riesco a rileggere la chat. Che raga, cioè io avrei bisogno di tutto un altro setup. Veramente da qua è un macello. È un completo casino. Guardate che c'è. Un flare coronale che se lo vedete là in basso, cioè quel pezzettino lì praticamente più grosso di tutta la Terra, senza problemi. L'ha messa, l'ha pubblicata, sì, posso tornare a vedere la chat. Ciao Lucy, ciao Dro, allora magari lo metto qua. Così riesco a leggere anche decentemente. La 2026, draw esatto, ci sarà, ma non totale, ma sarà del 90%, però nel 2026, se la faccenda è andata avanti, posso anche prendermi su e andare in Spagna, perché in Spagna è 100% e ci posso andare con la macchina e posso caricarci il telescopio, quindi chi lo sa da qua al 2026 quante robe che succedono. Ma chi se ne l'importante ammirava? Lui, ma te sei speciale. Fatemi solo guardare che la qualità sia al top. Non bisogna lesionare su niente in sti casi qua. Raga, in Spagna 2026 ci posso andare a piedi, eh? Cioè, posso partire con Luca Fornaciari nel 2026. Sì. Non riesco a pensare diversamente. Io ci prenderò le ferie probabilmente. Quando c'è? Quando è che è? Allora,
2026, 12 agosto, cioè avrò le ferie per forza, io le prendo sempre in quei giorni, 12 agosto 2026. Ma cosa, che pazzo? Sembra il sorriso dello stregato. No, raga, 2026 io vado. Cioè, se la faccenda è continuata, se è tutto. Io in Spagna, frega niente. Eh no, perché ci sto pensando adesso. Che posso andarci in macchina, non devo neanche prendere un aereo, non devo caricare tutto il telescopio, non devo. Lo posso fare, punto. E mancano 2 anni. 2 anni, dove devono succedere un sacco di cose, ma posso farlo. Fare un sorriso, a fa te che sembra un sorriso, mi sento scemo solo a pensarci di poter essere lì sotto. Questo sta andando, sì, boh. È alla faccia del sorriso, no, raga, davvero, è impensabile. Non riesco a non riderci. Il problema è che ho una latenza infinita da quello che vedete voi e da quello che sto facendo io. Ma vabbè, si fa come si può. E Samantha, la prima che ha scritto quanto vorrei essere, da quanto vorrei essere lì. Si vede e sente tutto. Ciao Samantha, Lucy, Dro. Poi spero che non saremmo stati in tantissimi, però. Ah, beh, Lucy, tu mi saresti d'aiuto a montare il telescopio? Cioè, lì. Se devo venire a trovarti, lo faccio per un altro motivo. Che pazzo vai senza di me? No, secondo me essere lì sotto deve essere una cosa da giù di testa. Veramente fotonica. A parte viverla. Io non guarderei, metterei sì la live, farei tutto quanto il possibile, ma come si dice, vorrei vederla con gli occhi. Quindi, cioè, fai conto, il telescopio lì, ma io di fianco come la sto guardando. Il sorriso più grande esistente in tutti i sensi. Proprio in una gita in Spagna con un pulmino scritto Didi Reporter con la faccia. Non è male. Bisogna raccogliere 2 soldini, ma non è male. Ci smezzano tutti i costi. Adesso facciamo un furgone. Facciamo una furgonata dall'Italia. Si parte in direzione Spagna. Spagna, Portogallo, quello che è. Non mi interessa se a agosto ci vado così. Facciamo 3 giorni in Spagna e poi si torna tutti a casa per le ferie. Ma qualcuno me l'ha scritto anche da sotto il video. La farei vedere Eclissi. Gran bel macello. Come faccio? Sto a 10.000 km di distanza dall'Arkansas, il Texas, il Messico. La luce pulisce e mette in ordine. Fra, ce l'ho fatta, sono tornato. C'ho una fame boia, poi sono le 9, ho lanciato un'ora a fare sta cosa qua, macello. Metti in ordine il sistema. Io mi propongo come musicista per dare atmosfera dietro a tutto il pulmino. Sei un musicista, Dro? Suoni qualcosa che io non conosco?
Adesso diciamo a foto mentre siamo live. Ce l'ho fatta. No, raga, è stato un casino settare YouTube. Io non sono abituato su YouTube e è stato un bel macello. Ma quanto, raga, ma quanto sta girando il video? Il video di Orione? Cioè, ma che roba avete fatto? Sì, ha una latenza incredibile. Ma ce lo facciamo andare bene. Vabbè, io sì, sono un grande musicista, difatti so suonare il Titanic col flauto. Vabbè, però lo mettiamo a scrivere le barzellette a sto punto, perché no, non ho capito se sa fare musicista o che. Ah, raga, datemi un secondo. Voglio solo provare a mettere la chat in evidenza. Welcome back to this total solar eclipse on È buona. planetmate.com. È buono. Poi, we have to say, we really hope. Dai, buono lì, che qua dobbiamo parlare noi. Interagisci con il pubblico, messaggi principali, time, smart, qua, la posso spostare, no? Apri chat, oh là, ce l'ho fatta, forse. Poi forse dopo la vedete anche voi la chat, però. Sentiamo cosa dicono, intanto che vedo. Già finita. Earlier about sunspots, and at the moment there are maybe fewer sunspots than we might expect at this because we are nearing kind of the peak period of solar activity. So on the face of the sun, we kind of had a disappointing few sunspots, but around the Sì, edge non la vedo of the più però, sun, we eh. have been treated to some really spectacular. We can see it with the naked eye, and Ah, qua, aspetta. I am. Ce la faccio. Right, yeah, just exactly right. With the naked eye, we could see this bright red sort of spike on one side of the sun. So we've been really fortunate with that. We also got some beautiful images there of the solar corona as Sentiamo cosa seen dicono. through the telescopes from as well. And it was that even round corona that you were mentioning. That's right, yes, because we are near the solar max, Non as sarà it's troppo called, suggestivo il flauto kind of the dolce? peak Ah, voi period vedete of tutto? solar activity. That's when we generally have the more symmetrical solar corona. And yes, we did see that Ah, in ma ero that rimasto image indietro qua, there. ok. We should say, actually, on that subject, we are Ok, voi continuing la to mia get chat non la many vedete. fan comments on YouTube. And we did have a follow-up question. You are Quindi se quite io stressed faccio about così. sunspots. A lot of people asking about exactly Dai, when oh! is Non riesco a solar aprire la chat. corona going to be? When do we actually reach the peak of this 11-year cycle of solar activity? And the short answer is we don't know for sure. The sun is always a bit unpredictable. We are expecting it around July next year. We don't know L'ho for sure. fatta? Tutto a posto? But yes, we saw a lovely solar corona. We saw some fabulous prominences around the edge of the sun. Anna, kind of from the view looking up Controllo che sia from tutto the ok, che voi ground, non lo vediate. you know, what else were the highlights from the ground? Well, I'm still trying to calm down from that experience, but I'm doing better at it. You see Graham taking over and taking care of the Se non erro voi stage. non lo vedete, quindi All that's holding us abbasso. now. Questa è Making l'unità. sure Questo è il mio setup is definitivo. Se posso, posso anche andare a prendere i cracker e mangiare qualcosa. Se mai potrei finalmente suonare la batteria, ma farei probabilmente volare le bacchette in giro per il pullman. Sì, ma poi dove la monti la batteria sul pullman? Qua dov'è che vanno dopo? A Burlington.
O siamo già a Burlington? No, questo è l'Arkansas, Burlington. No! Follia. È ancora tutto corretto qua, sì. Vediamo. Buffering incredibile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dai, c'è un buffering assurdo. Adesso ho alzato le mani. Da notare che c'è ancora il flare di cui abbiamo parlato prima. Fare una live sul sole diventa impegnativo. Immagini terrapiattisti che vedono l'eclissi e uno sfondo. Stanno arrivando i guardiani della luna. Riusciamo a rivederne una intera? Dov'è? A Burlington. Raga, facciamo vedere tutta intera Burlington e poi vediamo cosa succede. Oh, questo si vede decisamente meglio, attenzione. Guarda, qui si vede la macchia solare, i flare, tutto il caldo. Questo è decisamente meglio di prima. Quindi il tizio a Burlington in Vermont ha attrezzatura migliore di quello dell'Arkansas. Lui si è multitasking. Attenzione! Attenzione! Abbassiamo perché tanto. Cosa manca la totalità? Burlington 19:26, quindi fra 15 minuti. Fra 15 minuti, raga, ha finito la totalità a Burlington e dopo c'è solo la parziale in Canada. Sono riuscito a far beccare l'ultima, dai. Io sono only tasking, perché mette tutto in tasca, secondo me. Raga, ma si può mettere like a questa live qua? Come funziona? Che io non ho presentissimo. Questa è istantanea, la chat è istantanea. Didi mangia, uff, c'ho di quelle scorte io, Samantha, che... Raga, così si può proprio apprezzare la velocità. Che alla luna nel ricoprire il sole, cioè sarebbe stata infinita. Samantha, non mi ricordo come ti chiami su Instagram, non mi viene.
Poi possiamo chiamare anche la Lady, che di lingue ne sa. Però lo sai che quel Davide sono io. Tornata la musichetta, possiamo alzare. Adesso non è più un sorriso, è triste. No, no, sto solo pensando. A volte sono fermo perché qui non c'è la chat di TikTok, quindi è anche più facile stare dietro a tutti i messaggi perché comunque siamo in 7, non siamo mica in 200.000. Ah, ma c'è anche Lelli, attenzione. Ciao sorella. E o è Lelli o è giallo o è Save, perché un Caio può essere di tutti e tre. Ciao Bes, sono già. Ok, allora è Gianluca. No, quello è semplicemente il vecchio account, però. Il primissimo account che avevo fatto quando da piccolo, come si dice, c'era la chat di Gmail, tutto lì. Ah, si possono cancellare i messaggi dalla chat. Grande Gianlu, ho scoperto una roba nuova. Vabbè, Lucy, le sei tutte te. Io non, è già tanto se ce la faccio con l'inglese. Controllare una cosa, che se non ne proviamo un'altra. La gente che mi manda i messaggi su TikTok, veramente. Io live, questa qua non so chi sia perché Roby, c'è una Roby qua. Fa vedere. C'è la Samantha. Vabbè, però Samantha Carobbio, Roby, ok, forse sei tu da TikTok. Nuova postazione gaming, se magari già qua c'è un macello incredibile. Raga, stiamo arrivando alla totalità nell'ultimo punto disponibile dall'America praticamente, dove loro hanno le telecamere puntate là. Doveva essere alle, guarda che c'è scritto, le 26, sono le 16, fra 10 minuti c'è la totale pure a Burlington. Io non me la sento di cercare di far partire la live su TikTok perché. Adesso vediamo se questo si vede. Piccolo test. Immaginate Didi che gioca a Starfield in diretta, che fa ragazzi direttamente su Giove. Allora, Starfield ce l'ho, avremmo anche potuto farlo. Il punto è che serve sempre del tempo e una gran connessione, che adesso ho, potrei anche farlo, ma c'è un po' poco hype, non vorrei sprecare le cose. Dovrei darci un giro a Starfield.
Ah, potrei farla partire da qua. Però sarebbe uno schifo. Così voi non la vedete, quindi. Se lo metto sopra e quello lo lascio aperto, voi non lo vedete. E continuo a vedere la chat. Fai bene a non sprecare. Lo so però, raga. Ok, così mi fa l'accesso, voi non vedete la cosa che ci metto sopra, va bene così. Hanno switchato un'altra volta. Allora, state zitto subito, te. Non era il TikTok che cercavo, poi questo qua quindi può anche essere chiuso. Tic. Studio. No, voglia di un cane. Io ce l'ho Doc Studio, dai, dove è finito? Hai visto Gianlu? Che roba su Insta? Scoppiato tutto. Questo è studio? Perché non lo trova? TikTok Live Studio, ma bastardo. No, sì, facciamo un aggiornamento, già che ci sei. Adesso metto in crisi il computer davvero. Prova a far partire la fine della live anche da TikTok e vedo che Macello salta fuori. Tanto io vi vedo da lì. Una fame pazzesca. TikTok a volte è infame, soprattutto. Però sta installando, vedo quanto alla svelta si può fare, se no. Mi piace un sacco il fatto che io sto installando, ma voi non vedete il di sopra. Quindi. Sì, Speedy, sono live, ma se vuoi puoi passare. Chiudi, aprilo magari anche, sì. Un altro QR mi serve. Dai che ci siamo in fondo. Ho capito, ma io non sto qua un'eternità, quindi se vuoi passare, dopo ci sono, alle 26. Si chiude praticamente. E se mi mandi un audio ti sentono tutti. Raga, adesso non vi leggo più. Aspetta che torno indietro. Vai. Dai che manca un niente. Lo sappiamo, zia, lo sappiamo. È un macello fare le due cose insieme.
Vediamo cosa dicono. Mi sa che non ce la faccio, raga. È anche per me invidia pura, assolutamente. Girare. Aggiungi fonte, allora aspetta. Registrazione finestra. Aggiungi, seleziona. Dai, dai, dai. Ma siamo al limite, io voglio commentarla con voi. Non lo sto aprendo. Aggiungi fonte. Acquisizione schermo, allora ti metto. Aggiungi. Nessun dispositivo rivelato. Aggiungi fonte. Ragazzi, siamo quasi, eh? Siamo in fondo. L'ultima disponibile, poi ci servirete nel 2025 e 26. No, 26. Controlla la connessione, bastardo. Niente, raga, non mi tira fuori niente. Non mi fa vedere la fonte perché non carica. Quindi lo chiudo e me ne resto qua con voi. Questa totale. Manca veramente un niente. Avevamo detto alle 26 e sono le 26. Quindi io direi un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Devo andare un po' più lungo. 3, 2, 1. Sono stato troppo veloce, però sono andato vicino. Boom, finito. Adesso starà così per circa 4 minuti, perché la luna... Boh, che bello! Che bello l'ultimo! Incredibile! Meraviglioso! Meraviglioso! Bellissimo. Ma atomico. Atomico, veramente. Dov'è la quality? No, così è bellissimo. Deve stare così per 3 minuti e mezzo, 4. E poi ripassa da sotto. Ma dopo vado a prendere qualcosa da sgranocchiare perché... No, raga, TikTok l'ho chiuso. Andato a sprelle. Ma voi vedete discretamente? Che roba sta passando di fronte? Dai, raga, ma che figo. Ma figurati se nel 2026 non vado in Spagna. Ma secondo te? Secondo te non ci vado io. Raga, sta live è condivisibile? Si può mettere like alla live? Mi dite, mi aggiornate su qualcosa? Ah, copia link qua.
Posso rimettere qui? Che pari, se non me ne frega niente. Link qua. Vediamo bene, sentiamo bene. Boh, perfetto, ci siamo tutti. Cioè, ci siamo tutti. È come doveva essere. Ah, raga, sono le 29, in teoria 1 minuto e mezzo, se ricordo giusto. E poi si dovrebbe incominciare a vedere lo spicchio dall'altra parte del sole che ritorna a prendere possesso della luce sulla Terra sotto Burlington in Vermont. Già, la cosa che non sono arrivato è su YouTube. Su YouTube a 1000 non sono ancora arrivato. Raga, ma qua sto video sta continuando a girarmi, io cosa devo fare? Incredibile. Eccolo, sono le 29:30 ed è arrivato. Astro Falls, a me ha già messo la prima foto, cane, incredibile, fortissimo lui. Guardate quei flare, guardate i flare come si vedono bene, qua sotto, qua sotto, anche qua fischia, no no di più, alza l'intensità zio, facci vedere. Ricorda troppo un buco nero se ci pensi. Vero, giusto? Ci assomiglia. Cioè, raga, quel flare là sotto e lì in alto a destra, quei due che si vedono, potrebbero come ridere, bruciare tutta la terra. Come ridere. Ma sapete cosa serve? Una postazione dietro, perché qua, cioè, non c'è niente, ho nascosto la roba, tutto sotto, tutto a posto, pulito sembra, quando in realtà ci sono solo io, dietro c'è un macello incredibile. Mi serve una postazioncina, in più sono seduto su una seggiola in legno, servirebbe qualcosa di più, ma più avanti, quando le cose si fanno serie davvero. Beh, sono grandi 30-50 volte la Terra e già di per sé inquietante che si vedono da qui con un semplice telescopio. In realtà non si vedono, ma si fotografano, eh. Comunque la Luna ha sbeffeggiato il Sole. A me stupisce quanto durano. Quanto durano quei flare. È come se rimanessero immobili. Non so bene come funziona perché sul sole non sono per niente ferrato. Mio papà che mi chiede quando deve esserci l'eclissi di sole. Di notte? Mi sono messo male qua sotto o posso stare così? Raga, ma che bello è, ma io ve lo giuro, prima o dopo le facciamo le live sul sole, solo che mi servono tanti sghei, quindi. Simona Bozzo, buonasera Simona, ciao cara. Fa inquietudine, cosa vuol dire? Elisa Bosio, attenzione, ce le abbiamo tutti, tutti ce le abbiamo. Se
Samantha, che roba inquietante, se ci rendiamo conto quanto piccoli siamo di fronte allo spazio. Sono esattamente le prime motivazioni per la quale mi sono trovato a comprare il telescopio, perché leggendo degli articoli con mio papà era impressionante leggere di numeri che non potevano stare all'interno della mia testa. O comunque devo dire, Elisa, ti faccio la foto al commento perché c'è te, non molli un colpo. L'Anna non c'è mai, è stanca, eccetera. Elisa c'è sempre. E comunque io gliel'ho detto, appena ci liberiamo un attimo che le nascono i due pargoli, vi veniamo a trovare, promesso. No, aspetta che glielo mando subito, se no mi scordo e ci faccio la foto per niente. E siamo letteralmente formiche. E pensa alle formiche cosa sono? Pensa ai microrganismi, pensa a quelli più piccoli. C'è un mondo in ogni dove. Non me ne perdo una, brava Elisa, così si fa. Quanto sarebbe brutto il mondo. No, non ci sarebbe, Simona. Il mondo senza sole, non è che sarebbe brutto. Certo, quando volete, esatto. Vieni a trovare, mandiamo un messaggio a Ivan che adesso è a Roma. Clash Italy Player. Ciao, non ti conosco, non ho presente chi sei, quindi perdonami un secondo. Sono spariti, raga, i due flare. Questo per dire quanto ci metterebbe se fossimo in live sul sole direttamente prima di vedere qualcosa che si muove. Sono sempre i timelapse quelli che vedete del sole muoversi, ma appunto mi devo informare bene perché è un argomento complesso, il sole. Oltre che c'è una live sotto il sole, c'è d'estate, c'è da morire. È peggio che il freddo. Ma lo to tollererei meglio, perché mal che vado mi faccio un gavettone e sono a posto. Oddio, mi viene l'ansia, bevo un bicchiere di vino. Reunion d'obbligo. Ole, ole. Aspetta. E allora le mostro anche questo, che così lo sa. Ah, questo non l'avevo letto. Ma va, io fan numero uno. E poi che non hai. Ti sei persa quelle iniziali della luna. Tornato lo stregato. Cos'è lo stregato? Sono io? Sono io che faccio la faccia triste? Sì, questo buffering non aiuta neanche un po'. Sa che mi manda le foto. Raga, chi è lo stregato? Aiutatemi. Samantha, chi è lo stregato? Sono io? Non comprendo. Il sorriso, scusa. Ok, adesso ho collegato e ho capito, ci sono arrivato. No, so benissimo che è di Alice nel Paese delle Meraviglie. Non avevo compreso il sorriso da stregato, perché pensavo fossi io. Perché prima abbiamo detto ridere e sorridere, c'è un sorriso così, pensavo fossi io, e invece no. Stai parlando della luna e del sole. Mea culpa, pardon. Eh sì, ma già che arrivano in differita le mie risposte. Il messaggio istantaneo, perché arriva proprio subito. È la mia risposta che ci mette un po' a girare.
Adesso sono sempre io ho dato il ciel di mia mamma all'orfano. Ma quindi sei a casa della Paola? Sei a casa della nonna? Ma scusa, sono le 9:40. Sta arrivando nuvolo, le vedo passare. E comunque questo è un gran inseguimento, l'hanno fatto proprio bene. Io non so se sarei in grado. Cosa ci fai a casa della nonna, Gianlu? Stanno parlando, aspetta. No, non li sento. Ah, wait. Wait, wait, wait. Questo è stoppato. Questo è giusto. Questi siete voi. Ma è questo? No, parlano, ma non si sente bene, ok. Sì, c'è il compleanno di Sava, è un po' bipolare questa luna. Fa felice, turisti un po' felice, giusto. Il compleanno di Sava. Compleanno di Sava. È di febbraio il compleanno di Sava. E comunque non si è subito reso conto di aver fatto una domanda stupida. Adesso l'ho detto alla nonna e si sono messi a ridere. Se mio papà che mi ha chiesto, raga, ma come fa Davide a esserci l'eclissi in America? Non è giorno là adesso? E ho detto, quando vuoi che ci sia un'eclissi di sole di notte? Perché un'eclissi di sole, no, un'eclissi di luna con davanti il sole è un po' un casino, non è un'eclissi, si chiama Apocalisse. Sì, è la festa con gli amici. Ok, capito, chiaro. Ho capito cosa ci fai a casa della nonna. Sono andate via le nuvole, si vede, diciamo, accelerare il sorriso dello stregatto, che si fa sempre più accentuato. 19:26 alle 48 finisce tutto. Allora, fra un'ora che finisce tutto? O farei in tempo adesso? Non ce la fai in 7 minuti a ritornare su tutto? O sì? Pareri, raga, mi servono pareri. Eccoli, aspetta. Clouds 20 secondi di buffering ci sono. Ah, vedi che anche loro sbagliano con l'inseguimento che adesso sta sistemando. Fatemi sapere se devo farli parlare oppure no, che se no tolgo il loro audio. Anche loro hanno detto delle nuvole. Dai, Gianlu, 2026 andiamo tutti in Spagna a vederla. Sì, ci sono 20 secondi di buffering.
Sistemate sta roba che sta andando fuori asse, raga. Sarò il secondo anno di linguistico, dai, è Gianlu che ci porti tutti là ad aprire la strada. But we also saw around close to the horizon, e comunque io non vorrei dire, ma è arrivata la Nina, attenzione. Aspetta che vediamo se riesco. Si fa così, Topin. Così si fa. We will be talking to Stefan in Burlington in about 15. Comunque stavo dicendo che io secondo me col gancio dell'iPhone e il telescopio solare in visuale si fa meglio in schermo. Poi non ho mai provato, ma secondo me Gianlu è semplicemente una. Perché la. Aspetta che sto colore, perché sennò. Ma perché succede di nuovo nel 2026 in Spagna l'eclissi? Beh, in Spagna, perché ci ho guardato prima, e semplicemente perché la Terra e la Luna continuano a girare e la volta dopo che si incontrano sullo stesso asse in Spagna fra 2 anni, come c'è stata in Italia nel 99, ce la ribecchiamo nel 2026, quindi ci siamo anche già abbastanza vicini. Giusto? La notte calerà sulla Spagna, mentre nell'Italia occidentale lo scuramento potrà raggiungere il 90%. Quindi in Spagna c'è il 100%. Ridò voce a questi qua. Giusto, giusto. Moving across our sky towards the west as the Earth rotates, but actually the movement of the Moon itself is in the opposite direction towards the east. Già, non mi dispiace, ma non capisco se sei sarcastico o che. Stiamo arrivando verso la fine, raga. There's reactions to the eclipse in there, so go and have a look. And we're going to be back very soon with Stefan Thorsen, our chief eclipse chaser, very soon. Ho detto che il Sole e la Luna stanno andando in direzioni opposte, che adesso si levano dalle scocones. Cosa hanno messo lì sotto? Non si vede. Ah, gente che già se ne va. Folli, folli. Guarda quanta gente che dovrebbe avere un telescopio e non ce l'ha. Che sono lì con i vetrini a bruciarsi gli occhi.
Guarda, stanno già andando a casa. Inconcepibile, inconcepibile. Pazzesco. Musichetta da copyright, probabilmente ci segnaleranno tutto. No, sono seriamente scoprire una cosa nuova. Vabbè, te sei piccolo, facciamo che non me la prendo. Piccolo si fa per dire, però. Sondaggio, 14 anni è piccolo oppure no? 14 anni da fare, ma manca poco, il tuo compleanno, frena. Lo stregato lo chiamiamo ancora stregato perché sembra un po' particolare così. Cosa ho fatto? Elisa, perché l'Anna ce l'ha? Cosa vi siete dette? Quando è ti ricordi? Che cosa, Gianlu? Ho già perso il filo del discorso. Fra, hai visto che alla fine ce l'ho fatta. Dai, sto buffering. Ah, Gianlu, poi una roba, ma sei vicino al nonno? Fagli vedere sta live qua, la mia, se non l'hai già fatto. Ah, il tuo compleanno, mi ricordo, il 16 aprile. Easy, easy money, pam 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 pam. Penso, così, a ricordo. 16? 14? Io direi 16. È 16 aprile. Dovrebbe essere 16 aprile. Beh, per fortuna, in realtà, più che fortuna, ci ho smacchinato un'ora, però sì. Adesso non sono in cucina, ma già ho detto che la stai facendo, capito? Fagli vedere un pezzettino di Eclissi messa così, basta. Non deve vedere me, non deve sentire me, mi sente già fin troppo spesso. È dal 90, 99, io me la ricordo quella che c'è stata, secondo me. Ero là col vetrino sbagliato, sicuramente, con i piatti, con gli occhiali. L'Anna e l'Elisa che se la sbocciano da sole dentro la chat, va benissimo. Guarda che sei a 300 metri da me, eh. Ti vengo a prendere e ti spezzo le gambine. Troppo tardi, l'ho già detto. No,
me lo ricordo pure io, un'eclissi, quindi impossibile, 99. Ma cosa vuoi ricordarti te, che babata? Allora, aspetta, eh. Aspetta, eh. Per l'Italia la data da segnare sul calendario è quella del 12 agosto 2026, giorno in cui si verificherà la prima eclissi solare totale visibile dall'Europa, dopo quella dell'11 agosto 1999. Quindi quella che hai visto te e che forse hai rivisto io, se non ho visto quella del 99, non era totale ma era parziale. Se detta ricordi sarà stato 2009 o una roba così. Elisa, non darle credito che già mi pesta da mattina a sera. Ma San Diego si vede l'eclissi. Se solo sapessi dov'è San Diego. Ma ciao, no, è quando vuole. Sono solo le 10 di sera, quando, proprio quando vuole. Ti sei mancata, mancavano i tuoi commenti. Pam pam. Vediamo se abbiamo fatto un po' di strada almeno. Cosa non me lo aggiorna? Ciao Fra. Ti saluti. Chi è Fra? Noemi. Lisa. Ah, la Francesca Scarano, grande la Fra. Raga, siamo vicini al termine. Io non so se andare a prendere i cracker perché sto smattando dalla fame. Questo lo tiro via, se no è lì. Sì, ma sto buffering non va bene. Non l'avevo visto il ciao Annina. Perdona. Perdona per me vida loca. Ah, e comunque, visto che sei qua, prima ho detto che la prossima totale c'è in Spagna ed è il 12 agosto. Io il 12 agosto 2026, PC, te lo dico già. Io sono in Spagna col telescopio solare, ho il filtro solare a fare la live delle live. Su con la scodina e vado. Francesca Scarrano, Chiara Rosticino, è sempre l'Anna Fra. No, è l'Anna. In effetti, perché hai scritto da due account diversi? Scusa. Ah, forse ho capito. Io lo so perché. Lo so perché. Se adesso giallo con mezz'ora di ritardo dice che se lo ricordavo. Vabbè. Ora, raga, se volete c'è anche la modalità carabiniere. Questa è l'intensità. Ok. Mettiamo poi modalità caramba. Raga, state perdendo il sole, dovete ricentrarlo, dovete rimetterlo più in centro. Ma che è qua la festa? Ieri per sapere se avevo capito bene per l'eclissi in Spagna. Ma sì, ma vai sereno. Conosco. C'è più gente che conosce l'Anna di quella che conosce me. Bastardi.
Se fa per ride, sia chiaro. Ma mi sta sparafacciando troppo, non ce la faccio. Così dovrebbe andare bene. Non ci vedo più! Boia! Adesso vi vado da OBS, cattura finestra, cattura video. Qua mi faccio sparire un attimo. Ritiro fuori la chat. Uè, avvocato del Cosmo! Ma buonasera! Controllo di aver fatto le cose fatte bene. Il 59, 58, 31. Pensa a te, Lanna. Buonasera, avvocato. Dov'è? C'è anche l'avvocato. Sì, noi siamo dal Vermont perché siamo arrivati lunghi e quindi ne ho presa una dove si vedesse un po' più in là. Ma perché tutto quello che ci riguarda l'universo è così affascinante? Perché è casa nostra e noi arriviamo da lì. E comunque si vede ancora la mia faccia. Nonostante io l'abbia nascosta, voleva una magna, non se può. È colpa del tuo wifi, del telefono della nonna, di un sacco di cose. Dai, avvocato, 2026 andiamo tutti in Spagna. Sì, becca più saluti l'anno che me. Esatto. No, io i messaggi li vedo subito. È la mia risposta che tarda ad arrivare. C'è un ritardo di 20 secondi netti. E 20 secondi per avere una risposta sono tanta, sono tanti. Vabbè, brutto che siamo qua e c'è uno che mangia alla telecamera. Dai, avvocato, ci stai anche te? Sali sul furgone del 2026. Furgone 2026 direzione Spagna, eclissi solare europea. Considera già tutto prenotato per il 2000. Ma io dormo in macchina, ma a me frega un cazzo, cioè, non hai mica capito. No, io non è che devo dormire in tal posto, no, no. Io mi prendo su, dormo in macchina e tanti saluti. La facciamo wide, la facciamo all'avventura. Che però se nascondo si vede lo stesso. Così dovrebbe smettere di vedersi. E se sparisce?
sì, tra un attimo. No, rimane lo stesso. Grande giallo, così si fa. Io ho la casa Lanzarote, andiamo tutti a Porto del Carmen. Vai, grande, vedi, vedi che abbiamo già i ganci, che abbiamo già la Samantha che ci ospita. Avvocato, ciao, e comunque, secondo me, tu, se non ero, hai 17 anni, ma nel 2026 ne hai 19. La macchina si noleggia, con tutti, dai, si fa, si fa, si fa. Finiamo tutti in Spagna, tutti a casa di Samantha. Andiamo tutti a casa di Samantha. Sì, adesso credo che vada a prendere, sto a scoppiare. Così non si vede la mia faccia. In the northeastern United States, you know, at the last moment, deciding, you know, almost the day before where your location was going to be. So, I mean, why did you decide to leave it so late, you know, to pick a location? And, you know, how did you eventually end up in Burlington, Vermont? The weather is generally not that great in this area of the US, so it's very hard to kind of make a commitment at a single place because, yeah, no, ma come si sente il rumore, dai! No, vai così. But first we flew into New York and had that as a base with a rental car there, so we could go quite far in any direction, more or less, of the path. New York is outside of the totality path, but still it's kind of close to a lot of places in the totality path. Troppo sensibile sto microfono. And we also have an option of flying out of New York to a bit more remote locations, because New York obviously has kind of a good number of flights. Poi così va bene. So that was actually, we actually had an option to fly to Indiana and fly and get a rental car there, but we didn't exercise that option. So we did decide on Burlington after trying to find, we kind of saw the weather was going, the forecast, where actually turning this area, which is generally the worst area or in terms of chance of seeing it, and when it turned out to actually be the best, we decided to go here. And but the final decision was actually made this morning, the final decision. Yeah, fantastic. And I mean, well, great call, Stefan. I mean, you called it just perfectly on that. And it has been strange, actually, how the weather did sort of turn around. But yeah, we were expecting, really expecting much better weather down in the southwest. But yeah, really, the northeast had much better. Yeah. So, Stefan, we have been stressed over here and feeling the emotional impact of the eclipse. And you've been making decisions really on the fly. So how does it feel now that totality and the amazingness, and how was it for you to experience this eclipse? The kind of the biggest fear is that you go to a place where you can't see it, because and you can't stream it. So I
there were wet clothes coming in, and we had the wet clothes almost all day, but they'd be very high clothes, and the telescopes do a good job kind of watching through them. So and I haven't tried that before in a total solar eclipse, how it actually looks. So I was a bit sort of uncertain if this would be relatively a good thing or not. But I'm very happy that we ended up in Berlin, which has been an amazing place. And the museum people have been super helpful to get us forward. We're amazing. Dovremmo essere tornati. So thanks a lot to the Ecco Science Museum. And did you cry like me? Non mi sono scordato per niente, ma vabbè. La Samantha è la stessa che mi diceva di mangiare, ed è la stessa che mi dice, si sente il rumore. Ecco dove è andato a preparare, c'è la chat davanti. Ah Samantha, vai sereno, basta che ci lasci la casa in Spagna. Fino alle 37. Ciao Gianlu, ci vediamo presto. Se non so se giovedì per la pizza o quando. Telescopio o la camera che stanno usando adesso la preferisco un sacco di più a quella di prima, parecchio. Madonna, c'è l'allergia che mi spacca in due. Giusto, bisogna resistere. Il punto è come, siamo in quattro praticamente e le domande non è che piovono, giustamente, siamo in quattro. Poi domande alle quali non so neanche se per rispondere, quindi... agosto, mancano 2 anni e 3 mesi, sì, circa. Posso abbassare? No, fa lo stesso. È 5, ma uno sono io. Sono io, questo qua. Codesto. Non ho visto tanti inglesi iscriversi al canale di YouTube, comunque, così per di.
Aumentiamo, sì, ma è non di troppa roba. Ah, ma c'è anche Rami Astro in diretta, pensa a te. Ragazzi, andiamo a fare degli account falsi e facciamo diventare sta live la più seguita del mio canale. Grande Marco Ambro! Mi hai riconosciuto ieri che ti ho salutato, eh? Marco Ambro, ma che immagine profilo hai? È di Elevate? No. È personale tua? Non si vede. Non ce la faccio. Te li sei comprati. Ho subito detto, Madonna, c'è l'allergia che mi spacca in due. Ah, è lui il sesto, Samantha. È il mio amico marketier. Sette. Chi è il settimo? Come faccio a vedere i partecipanti che non so fare niente su YouTube? Samantha, gasatissima, il numero che aumenta. Musichetta, comunque potevano scegliere anche dell'altro, secondo me. Chi è il settimo entrato? Dobbiamo scoprirlo. Come faccio? Ah, l'ho chiuso le specs. Ci hanno chiamato camera di nuovo. Come si vede che se ne va in diagonale, non dritta. Ah, comunque Marco ti ho proprio visto per strada e ho detto, quello sembra marchietier, sono a Bibbiano, mi ha detto che ha preso casa a Bibbiano. Mio papà in macchina, ma cosa suona? Ho visto Marco, scusa. Madò che spiura. Basta. Ah, io preferivo l'altra camera comunque. Così, per di. Metto un po' modalità privacy. Boia, mi ammazzo. Vi lascio con la musica un secondo. Chi ha scritto? No, la felpa proprio non l'ho vista, marchi. Boia di un cane. Ah, vediamo se girando il microfono si sentono meno i cracker, che qua ci sono delle cene da mandare avanti. E poi se non hai la felpa di Elevate, io non ti riconosco. Oh, ma hai trovato il mezzo nuovo?
Dai, Samantha, lasciami vivere un secondo. Ah, guarda che non è ancora venduta. Vabbè, non mi hai ancora mandato il link, devo togliere. Devo modificare. Ah, così è saltata via. Ah, raga, ho tolto. Come si dice? Ho tolto la cam perché uno, sì, vabbè, il cibo, lasciamo stare. Ma perché sennò si vedeva nel riquadrino. Si vedeva il riquadrino e dava un po' fastidio. Oh, eccolo che mi ha girato il link. Samantha, siamo tornati in 6. Controlla chi è. Ciao Laura, ben arrivata. Meglio tardi che mai. È la Laura la settima. Lei si è palesata, Samantha. Se non finisse Samantha sarebbe anche un problema, eh. Sarebbe un discreto problema. Quindi sì, mi mette tristezza, ma come tutte le cose vanno godute. Sei più uno che sei tu. Sì, il telefono però non è acceso adesso, eh. Potrei anche non essere io, in realtà. Potrei anche non essere io.
Vedi che aumentano? Vediamo se sblocco il telefono ed aumenta davvero. Adesso torno, sono lì. Ricordo le crisi del 99, mi pare. Ero in Sicilia, in vacanza in Sicilia. Anche prima abbiamo detto che qualcuno qua se la ricordava, era quella del 99 o 2009, non mi ricordo quale ho visto io. So che ero piccolo. Che non è maestra, Samantha? We do, however, have more eclipses coming up. Eclipses come around about every 6 months or so, and they come in pairs. The next pair of eclipses coming up, we can have a look at them, check the dates on the screen now. Here they are. We have a partial lunar eclipse on September 17th. Stroke 18th. Yep. This will be visible across North and South America, Europe, Africa, the western part of Asia. We'll also be streaming it live on timeanddate.com. 2 weeks after that, we have an annular solar eclipse across Chile and Argentina. An annular solar eclipse is where we get another perfect alignment of the moon and the sun, but the moon is a bit further away from the earth and it's not quite big enough to cover the sun completely. So instead of a total eclipse, we get an annular eclipse where the sun forms a kind of a silhouette, a ring of fire, and the moon becomes this kind of black silhouette against the sun. That's on October the 2nd. And again, we'll be covering that live here on timeanddate.com. Anna, I think you have a few thank yous that we want to say for today. Yes, I have a cheat list and you have to bear with me for looking down because there's a lot of people we want to thank. I'm going to get out of breath like I always do, but that's part of the fun. So we want to have a big thank you to our streaming partners. We've got Neil Sanders down the road from Go Stargazing UK. We've got Robin Higdon and the team from Exploratorium in San Francisco. They got saved up bacon with that lovely image from Torreon, the totality from there. We've got Emily Fofaro, Greg Smith, and the team from NASA. We did miss out on their images, but we're still love them very much. We've got Gary Hawkins and the San Diego Astronomy Association. We've got Jean at MSJP, and we've got the team at Office Hours Global. Also, we've got Tony, we've got Rebecca, we've got Kim. They're all down back there in the visitor center, and we love you so much. Massive thanks to Constantine Bikos, Jeremy Krauss, and Stefan Thorsen for those amazing telescope images. Let me scroll on my screen. We shall not forget the wonderful people at home. We've got Gustav Nordlam. Oh God, I'm saying it in English. Gustav Nordlam, Daniel Fuglestad, Andy Ardner, Ada Opera, Jason Lydiot, Aparna Kerr, Sarah Kornberg,
che sponsor questa. Kobe Winans, Albert Michelin, Dan Fiskin, and Anya Smith. We're gonna leave you with these images of the moon leaving the sun, and as always, on Time Deck on Live, you can find everything you need to know about the eclipse. We're gonna see you in September. Che bello quando uno ama il suo lavoro, Samantha. Spettacolo. Non so perché non si vede più la cam. Ho provato a rimetterla, non si vede lo stesso. Pure vicepreside, pensa a te, quante responsabilità.
vediamo se funziona. Ho provato anche da TikTok, raga. Che funzioni o meno, non lo so. Possono andar bene qualunque cosa. Raga, siamo verso la fine, eh. E non so se sta funzionando, però raga, manca veramente un niente. Manca uno spicchio, uno spiraglio, un niente, poi dopo siamo verso la fine e ci salutiamo. Che dettaglio che hanno anche loro, incredibile. È finito, raga. È finita l'eclissi. Come facciamo adesso? Sentiamo cosa dicono, va là. No, raga, da YouTube ci salutiamo. Adesso ando un po' indietro da qua. Perché magari gli amici di TikTok hanno piacere a rivederla. Non vedo in quanti sono, se ci sono. Eh no, qualcheduno c'è. Qualcheduno c'è, quindi gliela facciamo vedere. Laura, alla prossima, grazie mille. Samantha, fammi poi sapere cosa dicono i tuoi bimbi a scuola.
Vediamo se riesco a mettere la chat di TikTok da qualche parte. Tipo qua. Esatto. Oscilla, così mancano una ventina di minuti. Una ventina di minuti alla fine dell'eclissi. Mi sentite? Non mi vedete perché la webcam non va. Però se volete condividere la live, siamo sempre a disposizione. Ciao Samantha, alla prossima. Fammi sapere, dai. La tua live non è idonea, ottimo. Vediamo se riesco a mettere. La fotocamera, se no è un casino. Certo, raga, che è finita, l'ho mandata indietro perché magari qualcuno se l'era persa e ce l'hanno richiesta.